detti in 5 minuti, io capisco, ne capisco la difficoltà, spero che... Una piccola... Prego. Perché effettivamente parlavamo della solitudine, quindi sì. Questa della solitudine femminile era una delle tipologie di solitudine. La nota che volevo fare è questa, io lavoro con 10 signore, 10 donne. Quando ho presentato questo programma qua, nel senso che avevo anche invitato a venire a questi incontri, mi hanno proprio reso in faccia della serie, che allora qual è il problema? Cioè, esiste, cioè, viene sentita veramente questo tema? Ma soltanto un aspetto, cioè chi si avvicina a questa cosa? C'è un'ignoranza di fondo o non si sente che c'è questa, diciamo così, questa non trovare la propria, non so, la propria quadra esistenziale? Allora, come dire... Io come uomo, questi argomenti mi interessano. Le mie colleghe sono comunque del mio livello, così neanche siamo delle persone incapaci, sono capacissime, però rispetto a questi temi si sentono bene perché dicono piuttosto noi stiamo a casa a guardarci la telenovela, cioè è questo l'argomento, cioè voglio essere terra a terra, in realtà nella vita reale queste tematiche qua non si affrontano, quindi qui siamo in un gruppo dove di persone che hanno, come dire, una lampadina un po' in più, mi dispiace questo perché sennò non è niente da dire, che per affrontare certi temi di vita bisognerebbe cominciare dalle scuole, non dico elementari, ma poco dopo a spiegare che nella vita per trovare la propria equilibrio bisogna cominciare a rendersi conto che c'è, questi temi qua bisogna affrontarli, cioè il tema della dipendenza, dei rapporti interpersonali, del donarsi o meno da un altro, cioè, perché qui parliamo di dipendenza o da un oggetto o da un soggetto. Alla fine bisogna decidere da che parte andare, ovviamente meno da un soggetto, però lascio finire. No, appunto, dicevo, è evidente che qui, no, quello io, appunto, la mia questione della sulla solitudine femminile, molto sacrificata, no, proprio perché, dicevo, non ho potuto qui snocciolare i fondamenti, quindi capisco il suo imbarazzo, no, ma, come dire, la questione del femminile si gioca sempre nell'una per una, quindi noi non ci interessiamo alle sue 10 colleghe, no, nel senso che appunto, ma è un dato che, no, voglio dire, anche perché quelli che sono, no, la volta prossima parleremo appunto di quello che corre, no, nella civiltà contemporanea, la civiltà contemporanea, no, è in qualche modo là dove una volta c'erano gli ideali, oggi c'è, come dire, l'obbligo a godere, no? Cioè questa spinta che i soggetti godano nei modi che loro ritengono migliori per loro, ma è la spinta al godimento che funziona, no? E i media, i social network, tutto ci, quello che ci avvolge, no? In fondo ci dice questo, no? Là dove appunto una volta c'erano gli ideali, potevano essere i partiti, poteva essere il principio di autorità, i sindacati, no? Tutto quello che funzionava come ideale che non c'è più, no? E quello che oggi funziona, basta accendere la TV, è l'imperativo a godere, no? Che nei modi che ognuno ritiene migliori, facendosi il fisico palestrato, rifacendosi il volto, il seno, o andando a incontri multipli, incontri al buio, no? Quindi tutto questo, voglio dire, sia uomini che donne, come dire, sono nuotano in questo panorama, non ci sono persone che, come dire, siano particolarmente esenti dagli influssi, dagli imperativi societari, in particolare gli adolescenti, no? Sono quelli che più sensibili a questo imperativo. C'è un dato che leggevo sull'uso del Viagra, una statistica che viene dalla Spagna, che cosa dice? Che a utilizzare di più il Viagra in Spagna sono gli adolescenti, che è paradossale, ma è così, perché gli adolescenti sono quelli più sensibili a questo, che bisogna correre a conquistare il massimo di godimento nel più tempo velocemente possibile, più a lungo possibile, e gli adolescenti sono quelli che hanno meno difese rispetto a questi imperativi e sono quelli che appunto paradossalmente, no, utilizzano di più il Viagra, dato spagnolo. Allora dicevo che non ci sono soggetti esenti
Quello che appunto io dicevo rispetto alla questione del femminile in termini analitici è che per gli uomini si può creare un insieme in qualche modo, un insieme chiuso dove dentro ci sono tutti gli uomini e questo insieme, ma lo dico così, non ho la presunzione di poterlo trasmettere in questo spazio, è il nome del padre, cioè l'eccezione, no? A creare un insieme degli maschi, degli uomini, è la presenza di quello che possiamo chiamare il nome del padre o il padre dell'orda, cioè che cos'è il padre dell'orda per Freud? Il padre dell'orda per Freud è quel soggetto, quel padre che gode di tutte le donne, totem e tabù, scritto da Freud, no? Che cosa descrive? Un padre archetipo, no? Un padre che gode di tutte le donne, che viene ucciso dai figli, questo padre che di fatto quindi accede a un godimento pieno, potremmo dire, il padre di totem e tabù, è questo padre, no? Non castrato, è il padre che ha accesso a tutte le donne. Allora, proprio perché c'è un'eccezione, qualcuno che non è castrato, si può costruire l'insieme degli uomini. Insieme degli uomini che invece, come dire, no? Hanno accesso al godimento fallico, che è però un godimento limitato, non è il godimento pieno del nome del padre, del padre di totem e tabù. Il padre di totem e tabù è quello che ha un godimento illimitato, che accede a tutte le donne. L'eccezione crea l'insieme, no? Perché proprio perché c'è uno all'esterno si può creare l'insieme di tutti quelli che non sono come il padre di totem e tabù, che hanno accesso a un godimento fallico, che è però un godimento limitato. Si possono avere eventualmente tante donne, una dopo l'altra, ma non il godimento illimitato del padre di totem e tabù. Invece per il femminile non si può creare questo insieme, ma abbiamo un insieme bucherellato, no? Bucherellato, proprio perché questa figura di totem e tabù non c'è, non c'è l'eccezione, non c'è l'eccezione, potremmo dire, di una superdonna, come vogliamo chiamarla, no? Che abbia accesso a un godimento tale per cui le altre invece non ce l'hanno. No? L'eccezione è il fatto che qualcuno sia fuori che crea la possibilità di creare un insieme di quelli che invece sono diversi da chi occupa quella posizione lì, no? Vedete, sono questioni che io dovrei sviluppare in tanti, con tanti passaggi, e questo non mi è possibile adesso, ma questo era per dire che quando ho parlato di solitudine femminile, e parlavo appunto non in termini psicologici, no? Come dire, no? Si può parlare, fare della psicologia sulla solitudine femminile, parlare della solitudine, no? Che subentra per il femminile in seguito al disinganno amoroso, a una tregenda amorosa, si può parlare della solitudine nel suo rapporto con i figli, ma questo è già tutto un ambito psicologico che magari è interessante, ma non era quello che io volevo valorizzare, no? Volevo valorizzare che cosa? Che appunto per il femminile non è possibile creare un insieme, no? E dunque non potendo creare un insieme non c'è neanche una definizione di quella che è l'essenza femminile, no? Qui invece l'essenza maschile è definita perché è l'insieme di tutti quelli che accedono al godimento fallico. E questo insieme è dato dal fatto che c'è qualcuno che invece il padre dell'orda che accede a un godimento illimitato, il godimento di tutte le donne. L'eccezione crea l'insieme. Qua non c'è l'eccezione, crea l'insieme. Non c'è una definizione che leghi le donne tra di loro, no? La maternità è fuori. La maternità non va, come dire, ad essere, no, un elemento, ma è un elemento che non può essere quello che concorre, va a definire l'essenza femminile. Tant'è vero che si può essere donna senza essere madre. Quello è fuori. Questo è uno degli elementi, eh? Sì.
è uno degli elementi che, come dire, va a descrivere il femminile, come vi dicevo all'inizio, no? Ci sono tanti ruoli, tanti identità, no? Le donne no, sono quelle appunto, no, che vengono descritte come quelle che appunto riescono a mettere in azione il pensiero su tanti livelli, proprio perché hanno tanti ruoli, no? E dunque è una, essere madre è una declinazione del femminile, ma non può essere ciò che, no, fa da elemento unificante, no? Non fa da elemento unificante proprio perché si può essere donna, no, senza essere madre, no? Non... E quindi è il fatto che non ci sia un elemento unificante per il femminile, che quindi l'insieme sia aperto, che non ci sia qualcosa che fa collante. Qui c'è qualcosa che fa collante, se è uomo, se si accede al godimento dell'organo, al godimento fallico, no? Ma qua non è così, perché appunto non c'è l'elemento esterno che decide l'insieme, ma c'è l'una per una, non c'è la definizione dell'essenza femminile. E allora, come dire, anche il maschile naturalmente, no, fa, come dire, ha il suo percorso complicato, perché comunque come essere uomo, come che modalità attivare, che stile avere, sono questioni che non sono da poco. Ma per il femminile, insieme a tutto questo, c'è, come dire, il vuoto da cui siamo partiti, no? Di una, questa essenza femminile che non si riesce ad acchiappare. E il fatto che non si riesca ad acchiappare è vissuta per un soggetto spesso come qualcosa di limitante, qualcosa di minaccioso, no? Qualcosa di... Salvo appunto scoprire, vi dicevo appunto, i benefici di un percorso analitico, che è quella mancanza di definizione, no? Invece di essere appunto vissuta come un limite, un impedimento, diventa uno spazio di libertà. Bene, non c'è definizione, ognuna cerchi, trovi le sue modalità di essere donna, no? Come dire, si apra alla propria invenzione in qualche modo. Posso chiedere una domanda? Sì. Se ha a che fare con tutto questo discorso, in qualche modo, certi episodi di cronaca dove ci sono queste uccisioni perché... per esempio una persona viene lasciata dal marito, dalla moglie, dal compagno, cioè a me fa pensare a un senso di che la persona che poi compie questo gesto si trova in una situazione di solitudine insopportabile, cioè la solitudine assume delle proporzioni enormi, che sia questo che porta a quel gesto. Intanto non so se l'interpretazione è corretta e poi se si collega a questo discorso che lei ha fatto. Sì, naturalmente, no? Non so se avete sentito il riferimento, no? Era ai fatti di cronaca, le uccisioni, i passaggi all'atto violenti sul femminile. Naturalmente, no? I casi sono da considerare uno per uno, ma sicuramente oggi, no? Abbiamo delle identità maschili che sono molto più deboli rispetto al passato, delle identificazioni molto più deboli, no? Perché appunto finché c'era l'ideale, no? Il partito, il sindacato, gli ideali politici, no? Tutto questo, no? Funzionava come una zavorra molto forte per il maschile, no? Che trovava nello spazio pubblico una sua sostanza, una sua presenza forte, no? Oggi non è più così, no? Quindi anche le identità maschili sono effettivamente molto, si sono molto indebolite, sono frammentate. E quindi, come dire, da quello che è appunto l'ideale, dall'identificazione forte, oggi abbiamo delle identificazioni deboli, e quando, come dire, un'identificazione si indebolisce, no? È più facile cercare soddisfazione sul piano della relazione, no? Quello che erano le aspettative che si potevano giocare sul ruolo pubblico, sulla scena pubblica, no? Le aspettative di riconoscimento, di avanzata, di successo, no? Tutto in qualche modo viene fatto slittare sul piano privato, quindi è come se rispetto appunto alla relazione, al femminile, si muovessero aspettative molto più alte che prima, no?
E poi c'è sempre il dato, lei parlava di frustrazione, in effetti, no? Laddove un individuo si sente, come dire, debole sul piano pubblico, sul piano lavorativo, no? Effettivamente accumula livelli di frustrazione che non sono da poco, no? E anche, perché no, solitudine, senz'altro, solitudine intesa questa volta su un piano, come dire, psicologico, ma è anche da considerare, insomma, no? Non è la definizione di solitudine che io ho dato, che è quella analitica, ma rimane vero, insomma, che no? C'è un allentamento dei legami sociali, no? Che è un po' trasversale, perché appunto oggi i legami sono in gran parte virtuali, no? E quindi, diciamo, l'indebolimento del ruolo pubblico, no? Tutto questo, come dire, no? Sicuramente scava una solitudine e nella solitudine maturano aspettative che a volte appunto vanno al di là, no? Di quello che si può ricevere all'interno di una relazione. Volevo solo chiedere, la famiglia nei primi anni è colpevole, diciamo, di non rendere autonomo il figlio piccolino? C'è qualcosa che si può fare? Si può insegnare alle famiglie, alle mamme, una tecnica per, non lo so. No, cioè, quando io parlavo dei primi anni di vita, no, e parlavo di che cosa? Di un no che doveva intervenire, no, a separare la madre e il bambino, come dire, questo no può, come dire, può provenire dal padre se c'è, no? All'interno del, ma non necessariamente, è la madre stessa, no? Che può, come dire, instaurare questo no. Importante è che ci sia qualcuno da qualche parte, no? Che dica un no, che vuol dire che cosa? Vuol dire alla madre, tu non fai coppia con tuo figlio, no? E viceversa al bambino, insomma, che ci sia il messaggio che la madre desidera altro al di là di lui, fondamentalmente, no? Perché non si richiuda in questa fusione che è assolutamente soffocante per il bambino e non lo rende soggetto, fondamentalmente. Ma io mi chiedo se siano consapevoli le mamme, perché è un danno gravissimo, a me sembra. Quindi se valga la pena spendere una parola quando si fa il corso parto, che ne so, insomma. Ma sono ambiti che io non conosco. Devo dire che però è molto facile che ci siano dei misconoscimenti, ci sono soggetti, io posso dire delle persone che io vedo, no? Perché quella poi da lì attingo, no? Sapere che trasmetto. Ci sono persone che non sono consapevoli di quello che è successo, no? Cioè i corsi, no? Difficilmente riescono a perforare quello che è il misconoscimento di una persona, no? No? Ci sono madri che hanno creduto di fare questo e poi non è così, no? Sono, come dire, è la storia di ciascuno, è la storia di quella madre lì, no? Che la storia, il suo vissuto, quello che ha vissuto nel rapporto con la madre, no? Che poi incide e fa nascere dei comportamenti che a volte appunto sono nella logica del misconoscimento, no? Una madre crede di operare correttamente, crede di avere, come dire, no? Separato sufficientemente il figlio da sé, no? Ma così non è, però bisogna anche dire, no, che insieme a questo, che esiste naturalmente, come dire, quello che viene dalla famiglia, dalla madre, ma esiste anche la scelta del soggetto, no? Lacan la chiamava l'insondabile decisione dell'essere, cioè anche in situazioni in cui questo no, no, pure è risuonato, no? Pure ci sono dei soggetti che non l'hanno recepito, no? Quindi c'è il determinismo da una parte, ma c'è anche la scelta, una scelta, un termine azzardato parlare di scelta perché parliamo dei primi anni di vita, no? Ma scelta nel senso che, no? Ci sono dei soggetti che non hanno risposto al no, che pure è arrivato, no?
e sono rimasti appunto avviluppati in questa fusione, no? Che poi non li fa muovere nel mondo. La fusione c'è necessariamente o può non esserci? Ma io parlavo di fusione, ma Lacan fa questa, crea questa immagine, io parlo di fusione perché ho cominciato... quando descrive il comportamento di una madre, parla della bocca di un coccodrillo. Non è molto, come dire, non strizza molto l'occhio la canna alle madri, per niente. Bambino è qua in mezzo, nella bocca del coccodrillo, no? Quindi è il suo bambino, è il suo oggetto, no? E è lì, è qua dentro, e ci vuole un no che appunto separa, tiene aperto le fauci, no? E questo no che fa sì che questo oggetto scivoli fuori dalla bocca e vada nel mondo a cercare quello che deve cercare, no? Quindi ho parlato di fusione, ma è appunto, come dire, il bambino che è nell'abbraccio materno fondamentalmente, un abbraccio che però è inquietante. Che sono necessariamente però. Sì. Beh, ci sono le madri che rifiutano, no, infatti. Non si desintonizzano. No, 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 lei ha ragione di dirlo, perché appunto ci sono madri che non lo tengono in bocca il bambino, no? Che sono altrettanto pericolose, sono madri che lasciano cadere il figlio, no? E effettivamente, come dire, il destino di quei bambini lasciati cadere non è chiaramente più felice di quelli che rimangono avviluppati lì. È un destino di grave malinconia, e la malinconia è una psicosi, quindi voglio dire, effettivamente, no? Del resto sapete che c'è tutto il tema delle psicosi puerperali, no? Cioè di quelle madri che appunto, divenute madri, non sviluppano una psicosi, no? E non riescono a accudire il figlio, lo considerano un oggetto ingombrante. A volte ci sono passaggi all'atto, quindi sì, comunque sia, o la madre inquietante che tiene tra le sue fauci il bambino, o appunto quelle che vengono chiamate le madri abbandoniche, no? Che appunto non si instaurano nella relazione di madre e lasciano cadere il figlio, quindi consegnandolo a un destino mortifero. Ma in quei casi che tipo di ricerca del godimento c'è, se non è stata, diciamo, sperimentata con la madre, con una figura di riferimento particolare da parte del bambino in cui cresce e quindi è già staccato, suppongo, da una figura qualsiasi, che tipo di ricerca c'è? Ah no, appunto, dell'altro. No, ma appunto in questi casi non c'è, sono bambini che appunto, quando io parlo di godimento, parlo di qualcosa che va al di là del principio del piacere, no? Che ha un aspetto, come dire, no? Dove c'è la pulsione di vita ma la pulsione di morte, uso il termine in questo modo. No, sono bambini spesso, o questi bambini qua che rimangono nelle fauci materne, o le madri, oppure i bambini con delle madri abbandoniche, sono dei bambini che spesso sviluppano una psicosi, quindi rimangono avviluppati o nel godimento materno se c'è stato, o invece, no? Si sentono come gli oggetti dell'altro fondamentalmente, no? Gli oggetti manipolati dall'altro. Quindi rimangono soggetti isolati, soggetti che appunto non vanno alla ricerca di nulla, no? Perché come dicevo, no? Quel no separa il bambino dalla madre, no? Ma è un no che apre le strade al desiderio, e quindi apre la ricerca. Invece rimanere lì non c'è ricerca di nulla, no? Così come il bambino lasciato cadere. C'è qualche altra domanda? Allora ci fermiamo qua e ci diamo appuntamento tra 15 giorni. Grazie.